Un saluto agli amici di Icarus, questo alle mie spalle è il Chott El Jerid, uno dei più grandi laghi salati del Nord Africa. Siamo in Tunisia, nel sud-ovest, nei pressi dell'oasi di Nefta, ed è in questi luoghi che si svolgerà la sesta edizione della Chott Marathon Extreme. I percorsi di questa gara saranno due, una mezza maratona, quindi 21 km e 97 metri, e la distanza classica di maratona 42,195 metri. Correre sulla superficie di un lago non è un sogno, né un'impresa impossibile, ma il compito che attende i partecipanti alla Chott Marathon. Dopo i primi 7 km di sterrato presso l'oasi di Nefta, i maratoneti devono attraversare un ambiente particolarmente impegnativo, prolungando le proprie fatiche su una crosta di sale. Tutte le componenti climatiche saranno molto avverse e una tra tutti quella della superficie del lago, visto che durante la notte il sale assorbe l'umidità dell'aria e quindi il terreno resta sempre abbastanza soffice. Uscire dalle piste battute diventa veramente impegnativo perché si rischia di sprofondare e avere pochissima spinta sui piedi. Siamo dei grandi! Bene, alla vostra. Guardala lì, la Rita. Ciao. Rita, come va? Bella. Ciao, grazie. Bene. La testa c'è, la gamba un po' meno, però. Vediamo. Alla grande. Datemi. Uno spettacolo. Datemi. Alla prossima. Sono partito forte, come l'anno scorso, sperando di giocare la seconda medaglia in ripresa, limitando i danni. Ho avuto un principio di crampo al bicipite femorale, però queste cose vanno e vengono. Speriamo che vadano via e basta. Ciao! Siamo prossimi al 19esimo, sono assieme ai miei compagni di avventura Gianluca e Nicola. E siamo il gruppetto inseguitore, visto che il primo deve essere circa a 500-600 metri davanti a noi. Tecnicamente non è facile, il terreno è molto molle, quindi c'è una spinta anomala, si lavora parecchio. Siamo costantemente sotto i 4 minuti e 30 al chilometro. Venturini ha pazienza e mantiene un ritmo costante. In questo modo tiene sotto controllo il fuggitivo, senza però forzare troppo. Il GPS mi dà 25 km e mezzo e le gambe cominciano a fare male. C'ho degli avversari forti dietro. Mi sono fatto 25 km in testa. È già un successo. Viva Sky! Siamo al 25esimo chilometro e stiamo vedendo il primo perdere metro su metro. Questa è una gara ovviamente dove non ci si può permettere di partire troppo forte. Apri la bottiglia con piacere. Grazie. Come Paolo? Molto bene. Grazie. Dura legge del deserto non perdona. Semeraro deve cedere il passo al gruppo degli inseguitori. Abbiamo guadagnato la testa della gara. Stiamo viaggiando tranquilli. Siamo in vista dell'oasi di Nefta. Rincuora vedere l'arrivo che si avvicina, anche se non è ancora finita.
quando manca pochissimo al traguardo, Paolo sferra l'attacco decisivo. È andata bene, molto molto dura il cronometro, un buon tempo, non c'è stato nulla da fare contro Paolo, oggi era in formissima, complimentissimo. Finita molto positivamente questa Chot Extreme Marathon, 3:07:28 tempo ufficioso, il percorso era veramente difficile, sono veramente molto soddisfatto.